dottoressa? Hai visto, c'è anche il sole. Meno male. E un buon auspicio, come sta? Bene, bene. Allora, eccoci, grazie. Grazie a lei. Signora Belinda, del 78, quindi ha? 43 anni a novembre. 43 anni. Esatto. Vedo che fuma un po', però ci sta. Sì. Le consiglierei di non fumare, perché se è qua da me c'è anche un programma, no? Di non solo di beauty, ma anche di salute. Però adesso ci conosciamo e poi ne parleremo anche d'accordo. Di queste piccole sciocchezze. D'accordo. Ce la togliamo la mascherina? Sì. Tamponate e vaccinate. Esattamente. Tamponate e vaccinate, che è fondamentale. Allora, mi racconti cosa posso fare per lei? Dottoressa, io insomma voglio prevenire l'invecchiamento. Mi piacerebbe comunque che lei mi accompagnasse in questo percorso. Ho letto il suo libro, mi ha entusiasmato parecchio, per cui se mi può dare dei consigli. Quello che secondo me è importante è, quando io avevo la sua età, ho cominciato anch'io questo percorso di prevenzione. Quello che lei ha notato è questo inizio di invecchiamento normale, però noi possiamo rallentarlo tantissimo e lei mi arriverà a 60-70 anni senza fare nessun intervento di chirurgia estetica, ma fresca. La pelle dal punto di vista anatomico è formata da due strati, l'epidermide e il derma. Con l'età, e comincia addirittura dai 30-35, il derma si assottiglia. Perché il derma si assottiglia? Perché dopo una certa età non vengono prodotti in modo copioso l'acido ialuronico, il collagene e l'elastina. Quindi cosa io le voglio consigliare come prevenzione? La biorivitalizzazione, introducendo nel derma dell'acido ialuronico e del glicerolo. Sono due attivi che mi permettono di aumentare lo spessore del derma, di nutrirlo e quindi di conseguenza diminuisce la possibilità di formazione di rughe. È un trattamento molto bello, molto veloce, che potrà fare una volta ogni 2-3 mesi. Quando poi invecchiamo un po' di più, magari un po' più ravvicinato, in che cosa consiste? Con delle microcannule sottilissime introduciamo nella pelle questo acido ialuronico e formerà una sorta di rete. Ecco, le faccio vedere che cosa intendo, perché la domanda che sempre mi fanno: ma io cambierò il viso? No. I miei volumi cambieranno? No. I miei concavi e convessi? Com'è, così rimane. A meno che decidiamo di fare altro. Okay. Ma la pelle là, è come se la mettessimo in un ammorbidente, okay, che la facciamo rinascere. Come accade? Ecco, questo è il suo viso. Allora, nelle zone che ci interessano si fanno due piccoli microfori con l'ago e si introduce l'acido ialuronico, che verrà introdotto in questo senso, poi di qua in questo senso, e quindi in questo modo noi formiamo una sorta di rete, quindi una fodera che va a foderare la nostra pelle che si è assottigliata. Effetto finale: un viso più bello, un viso più tonico, con meno rughe, soprattutto che mi previene l'aging, l'invecchiamento. Perfetto. Va bene? Benissimo. Ciao Fiorella, per me è un piacere intanto. Ciao Super Giulia, ti conosco e sei splendida. Per me è un piacere incontrarti, perché io sono una grandissima appassionata di skincare e di medicina estetica, e infatti ho chiesto alle mie follower se avessero qualche domanda per te. Ti vorrei leggere la prima, ce ne sono state tantissime, però diciamo ho fatto un piccolo riassunto di quelle che anche per me erano super interessanti. Allora, questa è di Roberta. Cara Fiorella, ho da poco compiuto 30 anni.
Per la prima volta quest'estate mi sono resa conto che i prodotti che usavo per proteggere la pelle non hanno fatto il loro lavoro. Quale trattamento mi consigli per proteggere la pelle? Mi consigli di farlo subito? C'è un'età più adatta per sottoporsi a questa tipologia di trattamento? Caro Roberta, quante domande, però sono tutte giuste, hanno una razionalità. Allora, la prima cosa che ha chiesto, ho fatto dei trattamenti ma non hanno funzionato, quindi nel post sole ha avuto dei problemi. Come accade sempre, il sole è foriero di bellezza, di gioia, di sessualità, sensualità, fa bene per la vitamina D e così via, però può dare anche dei danni. Quindi bisogna proteggersi. Proteggersi cosa significa? Con dei solari adeguati. È una cosa che sembra banale, il solare, quale usare? Ci sono due tipi di solari, due tipi di protezione. L'uno ha schermo fisico e l'altro ha schermo chimico. Quello a schermo chimico non funziona. L'altra cosa importante, spesso mi chiedono, ma io non faccio, mi hanno detto che non devo fare trattamenti di medicina estetica prima dell'estate perché si consumano, ma non è vero, il contrario. Oltre a dare una importante bellezza e quindi essere pronta per l'estate, perché ragazze l'estate è un momento ludico per tutti, giusto? Giustissimo. Lei ha capito. E allora a questo punto l'acido ialuronico ci permette di proteggere la pelle dal sole, quindi i danni saranno minori. Ah beh, buono a sapersi. Esatto, trattamenti da fare, sì ci sono, però la cosa importante è proteggerla. Poi l'altra cosa, esfoliare durante tutto l'inverno, d'estate non esfoliamo, però la sera di tanto in tanto, prima di andare a dormire, può avere senso, perché la pelle così è più healthy, è più forte. E comunque un leggero strato di acido ialuronico insieme a una buona crema protettiva a schermo fisico ha fatto il gioco. Perfetto. Ok, andiamo con l'ultima domanda. Questa è di Daniela. Cara Fiorella, ho 24 anni e sono super curiosa. Cercando in rete delle informazioni ho scoperto che esistono vari trattamenti utili a preservare la giovinezza della pelle. Tu che sai tutto, mi puoi dare qualche dritta? Cara super Daniela, super curiosa, ma sono d'accordo con te perché poi arriviamo a 50 anni e diciamo ah, io non sapevo che si poteva fare tutto ciò e invece c'è da fare tantissimo. Quindi sicuramente su internet si trova di tutto e di più, tante fandonie, tante cose non vere. Invece sicuramente c'è qualcosa per prevenire l'invecchiamento e rallentarlo, l'invecchiamento della pelle. Sicuramente la beauty routine è fondamentale. Io e Giulia siamo fautrici della cura della pelle con le creme, ottime creme, non le più care, ma quelle veramente efficaci. E così curiamo la pelle dall'esterno, però abbiamo anche un altro modo, curare la pelle dall'interno. Quindi ci sono dei trattamenti che sono a base di acido ialuronico, glicerolo, che richiamano acqua e soprattutto questo permette di diminuire la formazione di rughe. Noi curiamo tutti gli organi come se la pelle fosse un peccato. Ah, ma la bellezza non è una bellezza soltanto, è una bellezza di salute. Quindi la curiamo e questo ci permette di rallentare l'invecchiamento. Oggi una donna di 50-60, se ben curata, può essere ancora bella e senza rughe. È stato un piacere ascoltarti. Giulia, per me è stata una gioia. Condivido con voi la mia beauty routine che, in parole povere, prendiamoci cura della nostra pelle. Questa qui è vitamina C, quindi è un anti-age, è un esfoliante e quindi durante la notte ha lavorato, però se la tolgo adesso vedrete che diventa, ho praticamente del giallo, quindi me la tolgo in modo che la pelle è pronta perché è sfoliata, assottigliata, pulisco. Voi direte, ma perché pulisci di notte? Dove sei andata? A casa, da sola, a dormire. Ecco qua, però bisogna pulire perché comunque noi produciamo sempre grassi e anche il pollution che c'è anche in casa, la polvere. Ecco, io pulisco bene bene e la pulizia è importante della pelle, è molto importante perché mi permette poi di togliere tutti i residui anche cutanei che impediscono alle sostanze di penetrare. Successivamente, ecco, l'intensive, che cos'è? È un anti-aging, è un idratante,
mi dà tono e bellezza. Con questo ottengo due risultati. Uno, un viso tonico tirato, ecco. E qui dentro c'è anche dell'esfoliante e dell'antimacchia. A cosa ci serve? A smacchiarci ogni giorno. E poi passo al Lipid Serum. Anche questo è un anti-age, e l'anti-age si può cominciare a 20 anni. E prevenire è importante. Questo è un ceramide, ne serve una goccina. Che cos'è un ceramide? È una sostanza che noi stessi produciamo e che durante il giorno oppure con l'età produciamo sempre meno. È un po' lucidino, lo lascio assorbire. Collo, che è fondamentale. Un altro caffè, pronta per il trucco, e poi si va a combattere, ragazzi. Belinda, bentornata. Grazie. Ci siamo viste circa 3 settimane fa e ricordo abbiamo fatto una biorivitalizzazione con acido ialuronico e glicerolo. Mi ricordo benissimo di lei perché era emozionatissima. Forse l'approccio per la prima volta alla medicina estetica o qualcosa, invece ha visto come bere un bicchiere d'acqua. Cosa ha notato? Perché sono passate ben 3 settimane e adesso il risultato dovrebbe cominciare a vedersi. Sì, allora ho notato un sorprendente miglioramento innanzitutto. Bene. Ho notato la pelle molto più tonica, più luminosa, molto più elastica, mi sento ringiovanita, quindi sono contenta. Faremo una seconda seduta magari fra 3 o 4 mesi, io le consiglierei un paio di volte l'anno, così manteniamo sempre pronto il risultato che lei ha e addirittura migliorerà molto nel tempo.